L'affermazione di Meghan Markle di aver scritto a Hillary Clinton all'età di 11 anni per una citazione sessista in una pubblicità e di aver ricevuto una risposta dall'allora First Lady è stata confutata da un esperto reale. La duchessa del Sussex è stata intervistata per un articolo di Vanity Fair pubblicato nel 2017. Ha parlato della sua corrispondenza con la signora Clinton. Tuttavia, i fact-checker di Vanity Fair avevano sollevato domande sull'accuratezza della storia e la risposta sarebbe stata scritta da suo padre, Thomas Markle, durante la sua intervista con Sam Keschner, redattore della rivista. Meghan ha parlato del suo discorso alle Nazioni Unite e del suo successo a 11 anni contro Procter & Gamble. Da bambina, Meghan ha scritto alla compagnia e a Hillary Clinton per lamentarsi di uno slogan che promuoveva il detersivo per piatti che diceva: le donne di tutta l'America stanno combattendo pentole e padelle unte. Ha sollecitato che dovrebbe essere cambiato in persone in tutta l'America. Inchinandosi a migliaia di proteste, PG alla fine ha cambiato linea. Più tardi nella vita, Markle, ora ambasciatrice delle Nazioni Unite, ha riflettuto sull'annuncio durante un discorso a UN Women. Due ragazzi della mia classe hanno detto, sì, è lì che devono stare le donne, in cucina, ha ricordato. Markle ha detto che si sentiva scioccata e arrabbiata e così ferita. Vanity Fair ha pubblicato l'articolo ma ha omesso la storia del suo attivismo in giovane età per problemi che i suoi verificatori di fatti non sono stati in grado di verificarlo. Si dice che Meghan si sia lamentata quando l'articolo con il titolo Wild su Harry perché non era presentato nel modo in cui voleva, ha detto l'esperto reale Tom Bauer. A poche ore dalla pubblicazione dell'articolo, si dice che Meghan abbia chiamato la sua agenzia di pubbliche relazioni. Secondo quanto riferito, ha descritto la furia di Buckingham Palace a Wild per Harry.